che non ci vedo. Professoressa, allora oggi Udine, che è un po' la sua città, le tributa un grande augurio, è felice di questo? Non mi aspettavo, sì, non mi aspettavo una città del genere, una simpatia così. E faccio gli auguri perché la città continui bene, sia la città elegante, propria, ordinata di una volta. Ecco, 100 anni sono un bel traguardo. Quali sono le cose più importanti che si porta dietro in questa vita così? Quello che sono sempre riuscito a fare. E che finché ho potuto, adesso sono semi invalida perché non posso camminare a lungo, ma in vita mia ho sempre battagliato. E di cosa? Ha ricevuto tanti auguri da importantissime personalità, dal Presidente della Repubblica in giù. Ah, perfino dal Presidente della Repubblica. L'ha chiamata il Presidente della Repubblica? Sì. Cosa le ha detto? Per gli auguri, bello che io, siccome ero circondato da persone che parlavano, di primo colpo non ho capito che era il Presidente. Pensi che figura da chi oggi? Perché sono dura d'orecchio, no? Tutti parlavano e io non so già cosa il Presidente della Repubblica. Grazie professoressa, tanti auguri. Grazie a voi, buon lavoro. Sono gli auguri ufficiali, come sapete, perché la nostra Paola ha già fatto i 100 anni il 22 agosto, siamo già stati su a casa sua a Sappada appunto per lasciare dei doni e dei ricordi di quello che ha fatto nella sua incredibile vita, straordinaria vita. E lo facciamo soprattutto perché, indipendentemente che ha fatto sicuramente attività operative nella resistenza e così via, lo facciamo perché lei è un esempio come madre, come donna, come insegnante, e insomma è un riferimento molto utile per tutti quei valori fondanti della nostra Costituzione che tutti quanti noi italiani dobbiamo sicuramente difendere. Professoressa, che è stata sempre vicina anche al corpo degli alpini. Beh, sicuramente è figlia di alpini, il papà era un colonnello degli alpini, il fratello oltretutto era ufficiale, sottotenente degli alpini, morto anche lui durante la resistenza, anche lui medaglia d'oro al valor militare, quindi meglio di così. Presidente, anche l'ANA nazionale oggi a Udine per tributare un omaggio alla professoressa del DIN. Sì, era giusto, era doveroso per quello che la professoressa, al di là di essere stata una medaglia d'oro al valor militare, ha saputo nella propria vita in questi 100 anni testimoniare, dimostrare col proprio coraggio, con la propria determinazione. Ha accolto veramente, ha raccolto il testimone del fratello morto, ucciso dai tedeschi, alpino, per cui questo spirito ci accomuna, quel ricordo ci accomuna, direi che oggi siamo qui a farle veramente e giustamente questo.